Ciao, sono Wolf Weigo e andremo a analizzare la posizione del corpo per il tiro e il passaggio. Il primo argomento di cui dobbiamo parlare è la posizione del corpo. Ci sono alcune cose molto importanti. Per iniziare parliamo della mano d'appoggio, per me è la sinistra, che deve essere stesa in fuori e compiere un lavoro molto intenso di remata, perché il compito principale che voglio svolgere è di mantenere la spalla sinistra fuori dall'acqua. Per il tiro l'ultima cosa che voglio è cadere in avanti con la spalla sinistra nell'acqua. Quindi stabilità di base, forte remata e mantenere la spalla fuori dall'acqua. Dovreste avere un aspetto simile a questo, non così o ancora più in basso nell'acqua. Perciò ricordate che la vostra spalla di direzione deve essere ben alta sopra l'acqua. Perché questo possa accadere dovete remare intensamente ma anche aiutarvi con la bicicletta. Ogni volta che avete la palla dovete usare le gambe al 110%, potrete riposarvi quando passate la palla a qualcun altro. L'argomento successivo è la posizione delle gambe. La mia gamba sinistra sta sotto di me come un pilastro d'appoggio e mi aiuta a mantenermi alto sull'acqua e la mia gamba destra è dietro di me, rivolta indietro. Così terrò la gamba destra indietro, il braccio sinistro bene in avanti, la gamba sinistra in basso ad agire come pilastro d'appoggio. La gamba destra rivolta indietro mi serve per ottenere forza e direzionarmi verso la porta avversaria. Se ho entrambe le gambe sotto di me, sarà un compito arduo tirare con tutta la mia potenza usando l'intero corpo, ma impiegherò quasi solo la forza del braccio. Con la gamba destra indietro invece uso la parte centrale, uso l'intero corpo per ottenere lo scopo, finisco in appoggio e faccio partire un gran tiro. Come potete vedere da sott'acqua, la spalla d'appoggio è fuori, la gamba destra indietro, la gamba sinistra su e posso ancora ottenere una spinta verso l'altro e sparare la palla. Un ottimo modo per ottenere la posizione di tiro. L'argomento che segue la posizione del corpo è la posizione del braccio, alto, indietro e lontano. Non voglio avere il gomito nell'acqua, né la palla vicino all'acqua, devo pensare al gomito e spingerlo in alto nel cielo. Lo spingi in alto nel cielo, a questo punto non devi tenere la palla troppo in avanti né troppo indietro, devi mantenere una posizione tale per cui in qualunque istante ne riceva il comando tu sia in grado di tirare bene e forte. Quindi gomito leggermente piegato ma braccio rivolto in alto, la palla deve essere direzionata in avanti, non devi tenerla in questo modo né in quest'altro modo perché dovresti fare una correzione nel momento in cui tiri la palla. Devi mantenere una posizione tale per cui in ogni momento ti sia consentito di tirare. In questo modo la posizione ha valore di finta. La finta non è muovere la palla avanti e indietro, la finta è rivolgersi al portiere in una buona posizione di tiro, così da costringere il portiere stesso a stare in pressione. Non può riposare senza pericolo. Così, semplicemente mantenendo una corretta posizione, costringi il portiere a lavorare costantemente.